Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Questa non so se ve la ricordate, è una vecchia canzone di Pittura Fresca che si chiama Oi non mi vedere i Pink Floyd. E i Pittura Fresca la fecero quando i Pink Floyd vennero a fare un concerto a Venezia un bel po' di anni fa, e il concerto fu molto criticato perché il volume era così alto che rischiò di distruggere completamente, di radere al suolo la città. Ieri c'è stato un incidente tra una nave da crociera, un bestione del mare in laguna, e un vaporetto, insomma, si è sfiorata veramente la tragedia, e questo ha risollevato il dibattito sull'opportunità di far entrare questi cazzo di grattacieli orizzontali nella laguna di Venezia, a pochi passi da una città che, se scorreggi dentro un bicchiere, rischia di sbriciolarsi al suolo. Quindi voglio sentire veneziani favorevoli o contrari alle navi da crociera dentro la laguna. Via, apriamo le linee. Ma cosa ha avuto che so? Cazzo ha avuto che mente? Restami. Tutto a te. Lei non gliene frega un cazzo se transitano questi mostri d'acciaio? Non gliene frega niente proprio. Non gliene frega un cazzo? Perché non gliene frega un cazzo? Ma certo, ma forse per me impisseria tutta Venezia, che capito? Da Piazza San Marco a Egondo e a tutto. Venezia per me sei ciosa, chioggia sottomarina. È una chioggia sottomarina? Ma sì, che capito. Venezia invece che cos'è? Mi seguo ad andare al mare, vago ciosa, vago sottomarina. Sì, ho capito, non è che si fa il bagno a Riad. In cui amide Venezia, che capito. Ho capito, non gliene frega un cazzo di Venezia, va bene, abbiamo capito che se ne sbatte i coglioni, la vuole vedere affondare, allora? La fondiamo. Mi farei un mose e non farei entrare niente a Venezia. Niente. Nella piatta. Neanche piatto, i turisti. Piatto. Piatto, un parcheggio. Neanche niente, che i giapponesi di merda. I giapponesi di merda però portano i soldi, eh. Ma mi sto di Mira, mi abito a Mira, che cazzo mi Sì, ma che cazzo c'è a Mira? Che cazzo c'è a Mira? Cosa c'è? Ci sono tre piccioni che cacano e uno con lights. Cosa c'è a Mira? Cosa c'è? No, che era a Miralanza, che te capivo. A Miralanza, mi lavavate il cazzo col sapone, poi. No, ma mi te godito, mi giro tanto a Padova. Cosa c'è a Padova? Cosa c'è? Che sei puttane anche. Ah, ho capito, lei è puttaniere, lei va a troie. Mi ogni tanto. Lei è goloso di Baldracche, lei va a Baldracche. Sì, mi faria bravo Venezia, un gran bordello che faria Venezia. Quindi un lei bordello, tutta la città di Venezia, tutte troie. Quindi la sua proposta è trasformare Venezia, patrimonio dell'UNESCO, in un bordello. In un puttanaio. Va bene, raccolgo raccolgo la sua proposta. Bravo. Invece di andare in Austria, qua vicino. Andiamo a puttane a Venezia, Va bene, ho capito, colta. Arrivederci, grazie. Vado a farsi due analisi, che secondo me lei c'ha l'epatite e anche la sfida. Via, un altro. Ancora Venezia. Ma che ne so, io non sto afferrando il concetto, mi scusi. Ma lei è veneziano? Ma senta. Sì, lei è veneziano o no? Senta. Sì, l'ascolto, dica. Senta. Sì, senta, ho sentito, non sono sordo, mi ho preso per Beethoven, porca puttana. Dica, senta, sì, dica. Senta. No, la questione è che lei si sta girando un pochino troppo sbalorditivo. Si sta girando mi consenta, sì. Si sta girando un pochino troppo sbalorditivo, mi consente. Lei cosa fa? Pesca delle parole a casa da un sacchetto? Lo sta giocando a scarabeo? No, senta, lei già la sento un po' oltrepassando i limiti. Ecco, questo è italiano, okay. Lo riconosco, sì, ma lei è di Venezia? Ok, no, senta, lei sta oltrepassando. La sento, porca troia, la sento! Sì. Tre apparecchi acustici sotto le cuffie, dica, che cazzo vuole dire, dica. Oh, senta, forse non ha capito. Sì, no, forse lei non ha capito la domanda. Lei è favorevole o contrario all'ingresso di queste cazzo di navi dentro la laguna di Venezia? Senta, sento. Comincia a parlare un po' educatamente. Senta! Si è incominciato a rompere le scatole, va bene? Ma senta, lei è veneziano? Ehi, allora. Questo è tedesco? Senta! Hai capito? Ho capito, tu hai capito, vaffanculen? Te lo pigli tutto quanto. Baciamo Katzen! Hai capito? Hai capito? Ma vattene a fanculo, strunz, dai! Vai a cagare! Senta, vaffanculo, dai! Un altro, dammi un altro. Guardi, io sono una semplice segretaria. Avrà un'opinione personale in quanto libero cittadino, sì. Preferisco non dargliela, sto facendo il mio lavoro. Sì, ci sono un sacco di donne che preferiscono non darmela, ma alla fine con una carta di credito e una scena si risolve tutto. A parte questo, dico, lei non la terranno in catene come radice, avrà una sua opinione, sì. Le auguro una buonissima giornata. Io no, perché mi sta a far girare il cazzo. Dico, pronto. Semplice segretaria di sto cazzo. Mestre, andiamo a Mestre, sentiamo Mestre. Non conosco troppo bene però il discorso, quindi sì. Non è che cioè, posso... lei sta a Venezia e non conosce il discorso, cioè le vede... No, io non sono veneziano, nel vero senso della parola, io sono mestrino di Mestre. Sì, non quindi... abito a Venezia, quindi non è... E quindi gliene frega cazzo, diciamo, cioè se una nave sperona... No, non parliamo in questo... Cioè io non disprezzo i problemi degli altri, per carità. Sì, però se ne batte questo. Il coglione destro, diciamo. Cioè non se ne batte tutti e due i coglioni, se ne batte un coglione solo. Ne sa che il suo modo di parlare è un po' variopinto, posso dirlo. Beh, lei è Arlecchino, sono perfetto.
Vabbè, senta, io non so chi è lei. No, però. Ma io ho capito solo la sua posizione, cioè dice io sono di Mestre. A me No, ha capito male. Non ho elementi per valutare bene. Ma la porca la puttana mai... è davanti a casa sua. Non passano davanti a casa mia e non me ne frego. Un cazzo, non appunto, gliene frega, un cazzo. Va bene, abbiamo capito, non gliene frega un cazzo, va bene. Tanto a Mestre è un merdaio, non c'è un cazzo a Mestre. Cosa c'è a Mestre? Va bene, senta. C'è la fogna di Venezia. Buona giornata. Va bene, buona giornata anche lei. Rimanga nella fogna di Mestre, nel suo cacatoio, naturale. Va bene, sono partito. Dai, va bene, dai. Va bene, vai a giocare a canasta con le pantegane. Dai, non mi prendo spazio. Giovanna. Perché è complicato, perché come sempre ci sono tanti interessi in campo. È chiaro che se parliamo dei monumenti sono contraria. Poi se devo pensare che magari c'è gente che vive su questi sbarchi, cioè... Un giorno o l'altro succede il patatrac, ci piallano Piazza San Marco. Secondo lei arriveranno poi altri turisti a vedere le macerie di Piazza San Marco? I turisti purtroppo arrivano anche per comunque, le macerie, questo sì, è poco ma questo è vero, in Italia soprattutto. Appunto. Esatto. Quindi lei dice ci sono troppi interessi economici dietro per salvaguardare il patrimonio artistico. Cioè, indipendentemente dal favorevole o contrario, quello che conta sempre alla fine... Sono i soldi. Il dio denaro. Purtroppo sì. È così. E quindi lei si vedrà passare questi grattacieli orizzontali davanti a casa, non gliene fregherà un cazzo perché intanto arrivano i soldi. Si devono assolutamente limitare. Sì. Dopodiché le lasciamo entrare lo stesso. Naturalmente, certo. Conta come il 2 di picche. Ma poi tutto sommato, chi cazzo se ne fote? Basta averci la pancia piena, giusto? Lei quanti anni ha? Ce ne avrà una sessantina? Un po' meno, sì, però comunque siamo... io, a me di quello che mi... Cioè... A spanne lei si cagherà addosso con una ragazza ucraina di 20 anni che le pulisce il culo. Quindi lei dice, meglio mettermi i soldi in tasca adesso e chi se ne fotte se tra 20 anni Venezia sarà un parcheggio. Vero? No. È vero? Forse si è già cagata addosso adesso. Il ragionamento della signora è perfettamente coerente con quello che siamo come popolo italiano. Cioè, basta che la cosa non mi torna in culo a me, ok? E che io mi metto da parte due soldi. Poi di quello che sarà il futuro, le altre generazioni, non me ne frega un cazzo, ok? L'importante è che io ho la pancia piena. Gli altri se lo possono andare a pigliare nel culo. Ciao, a fanculo, alla prossima. Ciao. Vana piega.